auguro di trascorrere un pomeriggio piacevole. Ringrazio l'ospite d'onore, l'allenatore Giancarlo Camarese. E la consigliera regionale Silvana Cossato, la quale ha scritto la parola per un saluto. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, è un piacere essere qui con voi, sono molto curiosa perché ho letto qualcosa, ma molto stimolata da questa proiezione. Salutato il regista, quindi grazie già in anticipo di questo lavoro. È un piacere rivedere Camolese, chiedo scusa se non l'ho salutato prima, quando ero assessore allo sport della provincia abbiamo avuto occasione di incontrarci e di partecipare anche ai raduni, ai ritiri del Toro, che lui molto molto bene allenava in quegli anni, quindi è un piacere rivederti e a tutti voi, insomma una bella avventura. Sicuramente per noi Granata è qualcosa in più, ma io credo che a chi ama lo sport e il calcio, credo che questa possa essere sicuramente una bella occasione quel pomeriggio. Grazie agli amici della Scuola Leumann per questa bella occasione che ci danno. Grazie Rosalvina. La regista Vittor Veda, che ci racconterà con un'altra questione. Ecco, intanto grazie a tutti per essere qui oggi. Questo è un film nato dopo tanti anni di letture, di studi, anche grazie alla Biblioteca Civica di Torino, dove io sono andato per molti mesi a controllare tutte le guide paravia e ho trovato l'impossibile, sia lì che poi anche in altri viaggi che ho fatto. Spero di aver fatto proprio un film che possa essere anche didattico e utile a tutti, e non soltanto per chi è appassionato al calcio. Qualcuno che in questa sala l'ha già visto e sembra un film da vedere, portare gli amici a rivedere. Quindi io spero veramente che questo film possa piacervi, e se poi avrete delle domande, anche perché se dovessi di nuovo ringraziarvi tutti uno per uno, non ce la facciamo a partire. Quindi dopo la proiezione, se volete, posso rispondere a qualsiasi domanda. Grazie ancora a tutti, in particolare anche a Ossola, che oggi sono riuscito finalmente a conoscere, anche all'allenatore Camolese e anche al nipote di Pozzo, Antonio Pozzo, che vinse. Soprattutto io amo il calcio, quindi ho scoperto delle cose che non sapevo. È stato molto acculturante, diciamo. Grazie. Vogliamo chiedere anche all'allenatore ex del Torino, Camolese, che ne pensa? Intanto saluto tutti, ringrazio per l'invito. E devo dire che è stata veramente una serata interessante. Io sono nato a Torino, cresciuto nel Torino, ho allenato il Torino, quindi insomma per me rivivere un po' della storia che magari si conosce di meno di questa grande società è stato un bel momento che porterò dentro di me, perché è stato veramente interessante. Complimenti a tutti gli attori e a tutti quelli che hanno lavorato. Io e mio marito siamo amici di Victor, la prossima volta noi dobbiamo fare video con lui.
voglio ringraziare tanto il tuo sacrificio, quello che hai fatto, questo che ha portato per il nostro stare Coregno. Settimana scorsa ho fatto visita pro Coregno, dove facevano calcio, dove pioveva tanti giovani, e piovendo loro facevano, ma pensavo per il futuro questo calcio si aiuta per avere buona salute, spirito e corpo, che sarà come prosperità della nostra città di Coregno, no? E anche metropolitana adesso arriverà. Questa occasione vogliamo unire tutti insieme. Voglio ringraziare tanto che sei venuto da lontano facendo tanti sacrifici. Abbiamo potuto godere solo un'ora, due ore. Grazie mille. Facciamo anche Morelli. Prima di tutto buonasera a tutti. Vorrei soltanto dire una cosa. Dovremmo un pochettino tutti avere fede in un certo nome che si chiama Torino, indipendentemente da chi c'è, da chi non c'è, da chi arriva, da chi parte, senza fare troppe discussioni, senza dire quello è cretino o peggio ancora questo è bravo. Già una situazione del genere è successa a fine del 1924. Il Torino era ultimo, in girone d'andata il Torino era ultimo in classifica e ha cambiato il presidente, è arrivato Maroni Cinzano e ha detto a tutti i soci, fuori tutti, adesso più nessuna discussione, più nessuna invidia, dobbiamo essere tutti insieme coerenti per raggiungere il nostro obiettivo, quello di salvarci. E ricordiamoci che c'erano i vari soci che propendevano per un giocatore piuttosto che per un altro, tutte queste situazioni. Lui ha mandato via tutti, ha nominato un direttorio di 7 persone, lui più altri 6, e la gestione tecnica della squadra è stata data a mio nonno. Torino è arrivato 7º facendo nel giro di ritorno il doppio dei punti che aveva fatto nel giro d'andata. Questo per cosa voglio dire? Ci deve essere un'unità di intenti e soltanto poche persone, se non di forse meglio una, però si passa nella dittatura, una persona sola che indica la strada e che la persegue assieme a quelli che gli sono vicino. Se siamo in tanti a comandare, se sono in troppi a comandare, viene fuori un pasticcio. Volevo soltanto dire questo, e diciamo che tutti insieme, forzatori indipendentemente da chi c'è. E grazie a Buffa e a tutti voi. Qui abbiamo anche il nipote di Vittorio Pozzo, che io volevo chiamare per sentire anche la sua. Ovviamente poi abbiamo anche il sindaco che io ho conosciuto adesso, dopo non lo conoscevo. Buonasera, mio nonno, sapete chi è, quindi nel 1906 era presente nella fondazione della quella che è diventato la Federazione Calcio Torino. Sapere la sua idea. Io la ringrazio ancora anche a Rosalvina Miglietti che mi ha dato questa possibilità di realizzare vicino al Villaggio Roma, questa proiezione, e anche sicuramente bel piacere accogliervi qui nel nostro teatro. C'è questo legame della Svizzera con il nostro Villaggio Leumann, però sappiamo che il Toro è legato a Collegno purtroppo per la sua storia più tragica, perché doveva atterrare al campo volo di Collegno l'aereo del Grande Torino, ecco. Quindi noi abbiamo commemorato questa cosa lungo il viale Certosa ricordando questo particolare. Sapete che appunto questo l'aeroporto Torino Aeroitalia, che è sul territorio di Collegno, era il luogo dove avrebbe dovuto atterrare il Toro. Ma se si va invece al Museo del Grande Torino c'è un falso storico, perché la Gazzetta riporta il Toro non arriva a Milano. Quindi pensate quante storie si incrociano sui nostri territori. Io vi accolgo sia come sindaco che come Granata. Infatti nella storia, come dire, forse mancava un pezzo, e questo è il pezzo, che il Toro è stata la prima squadra italiana, si può dire. Ecco, quindi un altro bel modo per continuare a avere questa incrollabile fede Granata, che per noi, lo sappiamo, è anche qualcosa di bello da portare dentro, anche con qualche sofferenza, però siamo abituati così, e io devo dire, non so, anche i miei figli sono Granata, quindi le tradizioni si portano avanti anche se appunto c'è qualche problema da sopportare, ma noi sappiamo che il Toro è questo, non superare le difficoltà, sempre. Tanti... Non è questa la
che non è questo, è un altro. Dagli Egizi arrivare al 1857 con l'intervista al presidente dello Sheffield Club, il primo club calcistico in assoluto del mondo. È un bel panorama, è un bel passaggio in 32-33 minuti, sono 4.000 anni di storia. Se poi mi riserveranno ancora uno spazio, penso di essere forse a livello piemontese uno dei più grossi collezionatori di sciarpe di squadre di calcio. Al momento giriamo intorno alle 200 e la particolarità, abbiamo già fatto anche un paio di mostre nell'Astigiano con Marco, le mie sono tutte sciarpe viaggiate, cioè qui ho acquistato nulla, sono tutti i colleghi, gli amici che quando vanno in vacanza in posti stranissimi mi portano la sciarpa della squadra di calcio locale. Ne ho due in particolare, che sono le due squadre di Marrakech. Due sciarpe, cioè, dico, lì quando ci sono i derby, sicuramente Toro-Juve, un incontro fra angeli, serafini e tutto quanto. Là non scherzano. Quindi niente, informeremo l'associazione, ci saranno i social e tutti coloro che vorranno darci una mano. Vi aspettiamo il giorno 12 marzo per l'apertura della nostra mostra. Grazie. Ecco, volevo sentire anche l'avvocato Romiti che vuol dire qualcosa, e poi volevo un campione, per esempio Silvia, sapere che ne pensa, e anche Claudio Cantello che è venuto a vedersi il film. Grazie. Beh, io volevo ancora ringraziare chi ha realizzato quest'opera, perché oltretutto si conclude con un'idea che è quella della fratellanza praticamente tra una serie di società che sono state il motore delle origini del calcio, che alcuni tifosi del Toro, di Toro Mio, hanno voluto riprendere. Qui con noi c'è un rappresentante della Fondazione Genoa, sono dovuti andare via ma solo un secondo fa dei rappresentanti dell'associazione Piccoli Azionisti Milan, e l'associazione Toro Mio, che io presiedo e che vorrei promuovere praticamente la partecipazione della gente alle società sportive, hanno anche contattato l'associazione Mai Roma, per cui proprio quelle quattro mitiche società diciamo sono rimesse in contatto a discutere su un qualcosa che sicuramente può essere estremamente promettente per la riforma del calcio di cui tanto si parla ma che poi nessuno vuole fare veramente. Quindi grazie a chi ha realizzato quest'opera, che oltre a essere estremamente istruttiva promuove anche un'idea di fratellanza nello sport, che è uno dei valori su cui bisogna rifondare secondo me le riforme di cui tanto si parla. Buonasera a tutti, Vito, è un piacere di essere stata qui fra di voi. Io vengo da un paese dove il calcio è al primo posto, Romania. Sono 30 anni che vivo qui, vengo dall'atletica io comunque, però calcio lo adoro. Due parole povere, però ricche nel contesto. Molto accurato. Un film che proprio i particolari saltano fuori. Proprio mi è piaciuto molto. Molto, e mi ha trasmesso molto, perché mi sono immersa di nuovo nel mondo sportivo, che qui, da quando sono qua, ho abbandonato un po' tra le virgolette. Ecco, hai visto quante cose ci sono dietro? Un sacco, e lo sapevo, me l'aspettavo, però madonna, come sei ancora vivo? Come? Il signor Rosso l'ha già andato via, ok. Signor Rosso, hai andato via. Andato via. Volevo sapere la sua idea. Io la ringrazio ancora anche Rosalvina Miglietti, che mi ha dato questa possibilità per realizzare vicino a Villaggio Roma, questa proiezione, e anche sicuramente per fare. Allora, questo film, il calcio personalmente non interessa, il film mi ha colpito. Il film mi ha colpito per la precisione, l'interesse, la cura dei dettagli, l'attenzione delle ricerche fatte per questo film che documenta la storia del calcio. Ripeto, a me il calcio come sport non mi interessa, però questo film qua è un film che mi ha colpito proprio per questi dettagli così accurati, così specifici,
e mi piacerebbe che questo film fosse reso noto al pubblico generale, perché effettivamente, come dicevano verso la fine del film, la gente pensa al calcio come al calciatore dell'anno, a chi fa più soldi, la squadra migliore, eccetera, però il calcio è qualcosa di più. E questo film qua diventa un documento. Grazie mille. Con un cuore che è un cuore toro ed è un cuore Genoa, si diceva prima, sì, anche nel film stesso si faceva riferimento a quella belinata del 2009. Per quanto mi riguarda non esiste, nel senso che sì, perché è successo qualcosa qua. Potrei raccontare un aneddoto: era l'ultima partita del campionato, noi avevamo raggiunto l'Europa League, non andavamo in Champions, non me ne fregava più niente, speravo appunto che regalassimo la partita, quindi non ho seguito la partita, ero a casa dai miei suoceri. A un certo punto arriva mio suocero, assolutamente agnostico, mi dice: Fabrizio ha segnato Milito. E io guardo: come ha segnato Milito? Cosa stai dicendo? Quindi chiaramente l'ho vissuta in questo modo, e per me il gemellaggio fra Genoa e Toro, possiamo poi ampliarlo, per quanto mi riguarda effettivamente alla Roma col Milan ho qualche problema in più, ma comunque sia soprattutto il gemellaggio fra Genoa e Toro nella più semplice ipotesi sancito una volta per tutte con il sangue di Meroni, e questa è una cosa che è per sempre. Grazie a Victor e grazie a chi crede nei valori, quelli che non si possono prelevare col bancomat del calcio. È proprio così. Infatti un mio zio in quella gara fatidica ha detto: non bisogna arrabbiarsi, perché un giocatore non può regalare, cioè dicendo tu segna, perché dobbiamo ricordarci che i giocatori giocano. Quindi è vero che poteva anche magari finire in parità, ma andata così, è meglio forse anche quello, per non far vedere che si debbano regalare le cose. Se qualcuno ha qualche domanda, affrettatene perché sto per andare via. Ringrazio anche Gino Sandri, della floristeria, che è venuto, e il marito di Casio.